Un saluto a tutti gli amici dei Senza Giacca, sia della pagina Facebook che del canale YouTube. Questo video vuole un po' fare un po' il riassunto della stagione della Sampdoria di quest'anno. Diciamo per come si erano messe le cose a inizio campionato, direi che la fine è stata la cosa migliore. La squadra era stata allestita già, cioè anzi, torniamo un passo indietro. L'anno scorso con Ranieri avevamo fatto un'ottima stagione a metà classifica, 53 punti, un buonissimo risultato. Poi naturalmente il pazzo romano che era indebitamente presidente della Sampdoria, cioè Massimo Ferrero, non ha, ha deciso di non confermare a Claudio Ranieri. Ha preso D'Aversa, un allenatore già che non è che avesse poi avuto dei grandi risultati. La squadra è stata in parte, qualche giocatore è andato via, altri giocatori presi praticamente nessuno o quasi nessuno. Era evidente ormai che la capacità finanziaria di Ferrero fosse alla fine, ormai era chiaro che era la frutta, non c'era più niente da aggiungere a quello che ha indebitamente saccheggiato nella Sampdoria in questi quasi ormai 8 anni lunghissimi, interminabili. La squadra è partita male, D'Aversa non ci ha capito nulla, poi neanche a fare apposta a dicembre D'Aversa è stato, anzi prima è stato Ferrero che è stato finalmente, devo dire finalmente, è andato al gabbio. Quindi con la società praticamente allo sbando. L'unica cosa positiva è che Marco Lanna, grande ex genovese sampdoriano, ex giocatore della Sampdoria, è stato nominato presidente. Si è cercato di fare le nozze coi fichi secchi. Si è deciso di prendere Giampaolo perché ormai era chiaro che D'Aversa non aveva capito nulla della situazione della squadra. Giampaolo a me come allenatore non mi dispiace, i 3 anni che ha passato da noi sono stati dei discreti risultati, spesso abbiamo visto del bel gioco, poi ogni anno finivamo ad aprile con la benzina finita, però nel complesso non mi dispiaceva. L'unico problema è che il gioco di Giampaolo è un gioco particolare, lui è abbastanza un talebano, un integralista, e pensare di entrare in corsa, quello mi preoccupava tanto. La prima partita abbiamo perso di brutto a Spezia senza capirci nulla. Poi un po' che forse Giampaolo ha capito come doveva cercare di disporre la squadra. Forse qualche giocatore della vecchia guardia, non so, forse Quagliarella, Caputo, Candreva, hanno parlato con Giampaolo. La squadra si è rimessa un po' in sesto e abbiamo ottenuto dei discreti risultati, cioè il minimo indispensabile. Abbiamo fatto quelle vittorie che ci sono servite per salvarci. Naturalmente per noi sampdoriani, soprattutto per i sampdoriani che vivono a Genova, io sono un sampdoriano foresto, diciamo, per tutti gli amici miei genovesi è stato un trionfo, naturalmente il derby, la parata di Audero che ha stoppato il rigore di Cristo, la vittoria nel derby, il Genoa che retrocede e poi il finale del campionato con la vittoria quando poi con la mente serena, abbiamo giocato una gran partita contro la Fiorentina, l'abbiamo seppellita sotto un 4-1. Poi dopo, chiaro, l'ultima partita con l'Inter, provava a giocarsi il campionato, i nostri hanno fatto quello che potevano fare, del resto fra noi e loro c'è un abisso, non poteva finire diversamente. Adesso la cosa importante è che la società ha assicurato che si iscriverà al prossimo campionato. Da un punto di vista economico i conti sono abbastanza a posto, tenuto conto che in realtà in questo momento la proprietà non esiste, perché Ferrero, anche se è stato rimesso in libertà, ma è rinviato a giudizio. Speriamo che i pretendenti che ci sono si possa risolvere l'acquisto della Sampdoria, nonostante i problemi della proprietà, del presidente.
presidente Ferrero. E quindi io mi auguro l'anno prossimo, il prossimo campionato, di fare una stagione decente. Non dico per carità niente di che, ma almeno fare una stagione tranquilla. Giampaolo dovrebbe essere confermato perché aveva il rinnovo automatico con la salvezza. Quindi comincerà a giocare, a insegnare il suo calcio dall'inizio. Io spero personalmente di tornare, come ho fatto tante volte in questi anni, al ritiro a Ponte di Legno, a vedere un po' come si organizza la squadra. E comunque dai, il campionato l'anno prossimo saremo ancora in Serie A, il Genoa retrocesso, meglio di così, come erano le prospettive iniziali, meglio di così non poteva andare. Invito sempre a seguire le nostre pagine, sia Facebook che il canale YouTube, e come sempre, Forza Sampdoria!